Mi aspetto sicuramente ancora di più di quello che ho visto, perché noi abbiamo tenuto la partita bene fino al gol, quindi fino al 60esimo, 65esimo. Poi un po' per la difficoltà abbiamo passato i ritmi e abbiamo perso un po' di geometria. Quindi spostare quel limite da 60, magari arrivare a 80 e migliorare la tensione. Noi dobbiamo sicuramente essere presenti, quindi questo si fa ogni giorno, su tutti gli esercizi che chiedo, le situazioni che chiedo, ci vuole grande partecipazione dal punto di vista mentale e il fisico deve venire di pari passo con le esercitazioni o quel lavoro che poi facciamo. Beh, dobbiamo sicuramente accompagnare di più l'azione, che la cosa che è chiara è che noi manteniamo bene il campo, quindi da quel lato lì abbiamo anche concesso molto poco al Lucchese, però abbiamo prodotto delle situazioni, dovremmo produrne di più. Quindi lasciare Mosca sempre a battagliare contro due o tre avversari è un limite per la squadra ed è un limite anche per lui. Quindi cerchiamo di aiutarlo, di provare, stiamo provando delle soluzioni, di avvicinarci, di giocare in coppia, e avendo poi soluzioni per trovare l'ampiezza, ne abbiamo provate un paio e quindi andremo con quell'idea lì. Noi comunque l'ultimo periodo è un periodo ovviamente negativo, insomma, non dal punto di vista, sicuramente dal punto di vista dei risultati. E io penso che solo con la voglia, con la forza, con l'attenzione, con l'ottimismo si possa uscire da questo. Anche delle idee, ovvio, ci vogliono anche quelle. Non mi attacco assolutamente alla fortuna, mi attacco alla positività. Cioè, mi attacco al fatto di credere in quello che fai, di farlo al 200%, di voler vincere il contrasto quando ci sei tu in quel momento con la palla, di voler aiutare il compagno che è in difficoltà. Di essere pronti tutti nei momenti dei cambi, perché considerato i 5 cambi quest'anno, altro che abbiamo bisogno di tutti di più, e di non stare a sindacare sull'errore del compagno quando succede, ma muoversi come una mano sola, come un pugno che si chiude, non come uno schiaffo. È una cosa a cui non ho neanche pensato, non hanno pensato neanche i ragazzi. A noi personalmente, sinceramente, non manca nulla, abbiamo tutto, quindi è una cosa che non ci tocca, sono interessi societari. Noi abbiamo il nostro bel compito di andare ad Alessandria e di rendere la vita più dura possibile. Loro hanno detto che aspettano la nostra partita per rilanciarsi, qualcuno dei loro giocatori ha detto che ha segnato con noi l'anno scorso, quindi si spera di rifarlo. Io dico che siamo pronti, vedremo come va a finire. 3-5-2 per l'Arezzo, 3-5-2 anche per l'Alessandria. Non so se è 3-5-2. Nel caso delle sue assenze dovrà adattare qualche giocatore oppure insomma, gli interpreti che No, sono in quei ruoli vanno a. questa è una squadra che può interpretare più moduli, l'ho detto all'inizio. Credo che nel reparto centrale ci siano dei giocatori molto bravi ed utili. Davanti possiamo sicuramente avere delle coppie di attacco. Abbiamo degli esterni difensori che possono giocare a 3 a 4. Quindi per noi non deve diventare, come vi ho detto all'inizio, una discriminante il modulo. Dobbiamo cercare di trovare in questo momento qualcosa che ci dia sicuramente fiducia, compattezza, ma che non sia poi un limite, dobbiamo essere sempre camaleonti. È chiaro che ci sono dei valori, ci sono dei valori in mezzo, ci sono dei valori davanti, abbiamo dei valori degli esterni, quindi cerchiamo di trovare un gioco che li esalti. Poi qualcuno sicuramente in una rosa di 17, 18, 23, 24 non sarà nel ruolo preciso, ma quando hai la maggioranza di giocatori nel loro ruolo e trovi la compattezza di squadra, in questo momento bisogna pensare per il bene dell'Arezzo. È l'Arezzo che va in campo, non è il singolo.